Allora, visto che me lo state chiedendo in tantissimi, riguardo a Manolasse, riguardo allo Zenit di San Pietroburgo, sì, ragazzi miei, molto probabilmente il giocatore sarà ceduto allo Zenit, ma il trasferimento non avverrà quest'oggi perché Monchi e Baldissoni sono volati in Germania a parlare con gli emissari dello Zenit di San Pietroburgo, però c'è un problema tra la domanda e l'offerta. Ballano 5 milioni di differenza perché lo Zenit offre 30 milioni e a me sinceramente mi sembrano veramente pochi, la Roma ne chiede almeno 35. È vero che lo Zenit ha già l'accordo con il giocatore, percepirà per le prossime 3 stagioni 4 milioni di euro a stagione. Per il momento, però, ragazzi miei, la trattativa è stata bloccata. Si dovranno rivedere Monchi e Baldissoni domani con gli emissari dello Zenit e si riparlerà ancora una volta della trattativa. E quindi, ragazzi miei, il video delle smadonne ve lo posto molto probabilmente direttamente domani, ma lo farò insieme a mio fratello perché oggi non c'è sta, come sapete, lavora. Torna stasera tardi, voglio parlarne insieme a lui. Saranno sicuramente smadonne, ragazzi miei, ve lo anticipo perché io pensavo sinceramente che la Roma avrebbe fatto solo una cessione di un big, e comunque abbiamo venduto Salah, per 40 milioni di euro. Invece a quanto pare ci sarà un'altra cessione e di conseguenza qua l'incazzatura sale per noi tifosi della Roma perché praticamente se stiamo a venne tutti e non ho capito il progetto della Roma. Dove vuole arrivare? Non possiamo smantellare una squadra, ma di questo appunto ne parliamo prossimamente insieme a mio fratello. Ragazzi, mentre mi mandavate i messaggini, le cose, mi chiedevate Manolas che è successo, che ne pensi e quant'altro, non so se si vede, ma io sto praticamente sulla tazza del cesso. Quindi vabbè, io continuo il mio consiglio di gabinetto, ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti. Se Manolas verrà ceduto definitivamente allo Zenit di San Pietroburgo, preparatevi perché appunto le smadonne saranno servite su un piatto d'argento, ce n'ho per tutti a sto giro. Bella!